Grazie a tutti per essere qui. Apriamo questo incontro su un tema che credo sia molto interessante, soprattutto per una scuola come l'ISEA, che si occupa di creatività, di tutto quello che è legato alla comunicazione e tutti i temi che ben conoscete. Tutti conoscete il professor Aliprandi, che è un nostro docente, insegna queste materie, insegna questa disciplina, insegna queste cose nei suoi corsi, ma diciamo che parlando con lui mi ha convinto, diciamo, ha dovuto lavorare molto per convincermi a organizzare questo incontro. Il tema di questo incontro lo ritengo particolarmente interessante, soprattutto per chi si occupa di design della comunicazione, ma anche di creatività in generale, perché cercheremo di capirne qualcosa di quella sovrastruttura di tutele che la normativa italiana pone sopra ad alcune categorie di beni. Poi lascerò all'esperto spiegare meglio la questione. Il problema è che i beni culturali sono, da un certo punto di vista, ovviamente per un paese come l'Italia, uno dei, come dire, dei tesori che abbiamo, no? Indubbiamente il turismo, la presenza nel nostro paese di una grande quantità di beni culturali fa sì che l'Italia sia un po' quello che è, cioè un paese quasi unico al mondo, praticamente, per la quantità e la qualità dei beni che si trova la fortuna di dover possedere e gestire. Dall'altro però ritengo che la tutela e la monetizzazione di questi beni, personalmente io mi espongo e lo dico, non credo che abbia necessità di una sovrastruttura di questo tipo, e non credo che lo Stato, il paese Italia, dovrebbe tutelare in un modo così rigido l'immagine dei suoi beni. Questo perché la tutela e l'imporre un pagamento di un canone a fronte di un'attività economica può sembrare, no, apparentemente una monetizzazione di un valore. Chiediamoci però fondamentalmente due cose: quanto costa economicamente mantenere questa sovrastruttura, e se quello che si incassa è quantomeno proporzionato a quello che si spende per tenere in piedi questa struttura. E questo è un criterio puramente economico, del quale chiederò conto, perché io non ne ho idea, quindi è una delle cose che cerco di capire. Però tenere in piedi un intero sistema di sanzioni in base a una normativa di tutela, a fronte di non so quanti introiti potrebbero arrivare, possono arrivare e arrivano da questo tipo di tutela, è una prima domanda. Nella serie, il gioco vale la candela, no? Tanto per dirla in termini semplici. Ma c'è un secondo problema, e secondo me è più importante, ed è un problema culturale. Siamo proprio sicuri che il fatto che un'azienda privata, per esempio il caso citato nel comunicato della Locandina, cioè una grande casa di moda, se utilizza un'immagine della Venere di Botticelli, infranga qualcosa? Secondo me contribuisce a diffondere un'idea di qualcosa. Il fatto che ne faccia lucro, a mio avviso, non dovrebbe farci più di tanto schifo, no? Questa idea che i beni culturali e un certo tipo di beni siano nemici del business, e che comunque siano in antitesi con un'idea di business, secondo me è tutta da vedere. Poi è chiaro che ci sono mille casistiche, bisogna vedere come li usi, in che contesto li usi, se li usi in un contesto di pubblicizzazione di oggetti inappropriati, posso capire, però si tratta di casi particolari, no? Non arriviamo alla discussione del caso particolare per renderlo poi norma generale. In generale, a mio avviso, se il Colosseo, piuttosto che la Venere di Botticelli, ma piuttosto che la Mona Lisa di Leonardo, diventano dei brand, diventano dei prodotti di consumo, io personalmente non ci vedo niente di male. In una società dove l'immagine è fondamentalmente il primo pezzettino, il primo mattoncino di qualunque tipo di comunicazione, si potrebbe dire più queste immagini girano, più vengono valorizzate.
Io non ho una risposta, non sono un addetto ai lavori, non sono un esperto di queste cose, quindi queste che ti metto lì, no? Sono un po', prendile un po' come delle mie domande, no? Che spero trovino una qualche risposta nella conferenza di oggi pomeriggio. Ti passo quindi la parola perché se ho capito bene, farai tu una prima introduzione, poi presenteremo gli altri ospiti, via via che andremo avanti. Grazie ancora per essere qui. Aliprandi. A me la parola. Grazie direttore. Grazie, no, grazie anche per il supporto nell'organizzazione, perché insomma è stato faticoso, no? Vabbè. Per i motivi che sappiamo, no, adesso mi espongo anch'io, lo dico, cioè, sarebbe stato bello avere qualcuno dei musei oggi, no? Il terzo relatore, quella sedia vuota, era qualcuno del giro dei musei, ma ne abbiamo provato, eh? Non è stato molto facile, ci siamo mossi effettivamente magari non col giusto anticipo, però insomma. Un po' più di collaborazione si poteva, ci si poteva, ce la si poteva aspettare, invece non è vero. Non ci hanno neppure risposto. Stavo cercando di dirla con un giro di parole. Mi ha tolto. Però sì, è così. Vabbè, poi abbiamo fatto in una città in cui i musei non ci sono, mi hanno detto, quindi altro problema. Nel senso che... Vabbè, allora, battute a parte. Questa conferenza rientra in un corso che è comunque no, no, va bene questo, grazie. In un corso che è tendenzialmente giuridico, quindi io sono un avvocato, ve la siete cercata, nel senso che adesso ci saranno un po' di slide sulla questione giuridica, un po' anche sulla questione economica che avevi giustamente detto tu, però poi ne stavo parlando prima con Marco Camello, l'altro relatore. Cercheremo di magari approfondirlo un attimo perché sapere quello che dicevi tu, se davvero è sostenibile economicamente tutta questa macchina messa in piedi, è una delle chiavi per smontare, per mettere in crisi questo sistema. E il problema è che non si hanno questi dati, forse è difficile perché chi è che ti può dare questi dati? Se non loro, che difendono una sorta di come dire, interesse a mantenere le cose come stanno. Comunque.